Salve a tutti e bentrovati. Dopo l'ottimismo di ieri sul raggiungimento di un accordo sul tetto del debito da parte del governo americano, oggi giovedì 18 maggio tornano protagonisti gli Stati Uniti con la pubblicazione del dato sulle richieste dei sussidi alla disoccupazione, che ha causato un'improvvisa inversione di tendenza sui mercati. Il nostro FTSE BIMB nella prima ora di contrattazione riesce a superare la resistenza dei 27.500, ma successivamente inverte il trend e si riposiziona sui livelli di settimana in area 27.200 a più 0,15% circa. Il DAX, pur avendo lo stesso comportamento, viaggia e mantiene i top annuali mantenendosi sul finale sopra i 16.000, livello registrato a gennaio 2022, registrando un buon più 1,33%. A Wall Street, buon avvio per i tecnologici, lo dimostra il più 1,13 del Nasdaq, registrato alla chiusura dei listini europei, mentre il Dow Jones sta cercando di risalire dall'apertura negativa, riportandosi a poca distanza dalla parità. Ad imporsi oggi a Piazza Affari è STM, che supera i 3,5 punti e si posiziona sui massimi delle ultime 3 settimane. La seconda piazza è occupata da Saipem, anche grazie a 2 nuovi contratti per attività nel Mar Nero e nel Mar del Nord. Industriali in buono spolvero anche con 2 titoli della galassia Agnelli, Stellantis oltre il più 2 e Iveco a più 1,70. Contrastati bancari, ma Banco BPM riesce comunque ad avvicinarsi al 1,5 punti di progresso. In difficoltà invece gran parte delle utilities, A2A per esempio, accusa una flessione che supera il meno 4 in quella che è stata la terza seduta ribassista consecutiva. Nello stesso settore anche ERA chiude con un pesante calo, meno 3,82, mentre Italgas e Terna archivano appaiate oltre i 2,5 punti di passivo, una variazione che è pressoché identica a quella di Monte dei Paschi, a conferma di un settore bancario contrastato. Sul mercato valutario si indebolisce l'euro nei confronti del dollaro, l'incrocio scende sui minimi di 7 settimane fa, 1,0,75, meno 0,62% circa, stabili sui valori di mezzanotte gli altri incroci, euro sterlina ed euro yen. Ed ora l'analisi del trader e analista Eugenio Sartorelli. Buongiorno, c'è stata una breve tensione sui mercati negli ultimi giorni, non particolarmente accentuata, dopo la vedremo anche con la volatilità, soprattutto sul mercato americano, poi la questione del debito pubblico o dello sforamento del debito pubblico, che se non veniva accettato lo sforamento dal Parlamento americano, questo provocava una specie di default tecnico, un blocco delle spese, che in realtà è una cosa tecnica che poi può essere facilmente risolta, comunque è già successo sotto l'amministrazione Obama, però sembra che oggi tutto sia rientrato. E difatti l'S&P 500, che non ha mai avuto tanta paura di questo, sta tornando sui massimi dell'anno, che sono 4.200. Personalmente penso che è difficile che ci sarà un grosso rialzo ben sopra 4.200, perché abbiamo lo stacco dei dividendi, quindi lo stacco dei dividendi e denaro che esce, che ci sarà dalla fine di questa prossima settimana, i primi giorni della prossima settimana. Lo stacco dei dividendi è denaro che esce da un indice, quindi ha un gap ribassista. Succede su tutti gli indici, tranne il DAX, che è un indice total return, cioè incamera tutti i dividendi. Comunque, ecco, sicuramente c'è una propensione, il sentiment è più portato al rialzo, è più positivo, questo c'è poco dubbio, ce lo dice anche la volatilità. Questo è il VIX, il famoso VIX, che vedete non ha mai avuto grandi timori per quello che stavo dicendo sulla questione del debito americano e rimane su livelli mediamente bassi, sotto 20, che è un livello storicamente spartiacque tra situazioni di tensione in aumento e situazioni tutto sommato tranquille. Quindi rimane il sentiment positivo, io ripeto, non mi aspetto grande rialzo sopra 4.200, però vedremo, cioè penso che dopo maggio ci sarà una rotazione dei portafogli che può portare a un aumento di volatilità. Vediamo anche l'Europa, e questo è il futuro stocks che oggi ha rotto anche lui i massimi precedenti dell'anno e si sta proiettando verso 4.400. Anche qui penso che finita la stagione dei dividendi, quindi diciamo passata settimana prossima, in realtà anche a giugno ci sono dividendi ma molti meno, potrebbe esserci più una fase di nuovo di stabilizzazione, di tranquillità, cioè di una fase laterale. Il FTSE MIB oggi è andato meno bene, ma rimane anche lui su livelli mediamente elevati, ha una forza inferiore ai 11 che abbiamo visto prima, comunque gravita anche lui vicino a 28.000,
che sarebbe dei massimi già toccati 3 volte. Anche qui faccio fatica a ipotizzare una rottura al rialzo, a meno che non escano dati particolarmente positivi sull'inflazione, sull'economia, in generale. Da ultimo vi faccio vedere il T-note, questo è il prezzo, che ricordiamo, prezzo che scende vuol dire rendimento che sale, però tutto sommato è da marzo che il prezzo è in una lateralità. E il rendimento intorno al 3,5%. Io mi aspetto invece che sia sul Bund che sul T-note, questo il Bund, ci sia un aumento dei rendimenti e quindi un ribasso dei prezzi, proprio perché i prezzi sono irrealisticamente troppo bassi rispetto a quelli che sono i tassi di sconto ben più elevati. Quindi, in sintesi, mi aspetto ancora una situazione di equilibrio leggermente, diciamo, lateralità leggermente rialzista. Da inizio giugno potrebbe esserci una rotazione di portafogli anche obbligazionari e quindi un aumento della volatilità. Vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie Eugenio del prezioso contributo, grazie a chi ci ha seguito, arrivederci a domani con ulteriori aggiornamenti. Buona serata.